Il complesso monumentale della Pilotta è un istituto dotato di autonomia speciale che nasce a seguito della prima riforma del ministro Franceschini nel 2014 con DPCM numero 171 e viene istituito come ufficio dirigenziale non generale dotato appunto di autonomia speciale con decreto del 2016. Prima di tale data il complesso monumentale della Pilotta aveva al suo interno degli istituti distinti e separati: la Biblioteca Palatina, il Museo Archeologico, la Galleria Nazionale, il Teatro Farnese e il Museo Bodoniano. A seguito della riforma appunto questi istituti vengono a convivere in un unico complesso. Le principali problematiche che abbiamo riscontrato nel momento dell'unificazione sono quelle di garantire l'unificazione dei contratti, ad esempio di manutenzione degli impianti elettrici, degli impianti meccanici, degli impianti elevatori, delle pulizie, perché prima ogni istituto aveva un singolo contratto. Un'altra problematica che è stata raffrontata, che è stata riscontrata nel momento dell'unificazione è stata quella di far sentire tutto il personale che prima era distinto nei vari istituti come invece facenti parte di un unico istituto. I principali organi del complesso monumentale della Pilotta sono il direttore, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e il comitato scientifico. Il direttore viene nominato dal Ministero su base concorsuale, nella quale appunto presenta un progetto sulla quale viene valutato per la riqualificazione del museo che andrà a dirigere. Il direttore incarna quello che è la mission, l'interprete di quella che è la mission del complesso monumentale della Pilotta, nel rispetto di tutti gli indirizzi che vengono impartiti da parte del Ministero e anche in base al progetto culturale e di riqualificazione che ha presentato per essere appunto selezionato. Il direttore dura in carica 4 anni ed è rinnovabile per una volta. Il consiglio di amministrazione è un organo di supporto al direttore. Insieme al direttore elaborano e approvano lo statuto, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti e del comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione è composto da 4 membri, 3 di nomina ministeriale, sentito il Ministero dell'Economia e Finanze, e 1 nomina da parte del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici. I membri del consiglio di amministrazione non ricevono nessun emolumento se non un rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio. Il comitato scientifico è un organo di supporto scientifico quello che è la mission del complesso monumentale della Pilotta e quindi del direttore, ed è composto da 4 membri oltre al dirigente, di nomina 1 da parte del ministro, 1 da parte della regione, 1 da parte del comune e 1 da parte del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici. Dura in carica 5 anni ed è rinnovabile una sola volta. Anche per il comitato scientifico non vi è nessun gettone di presenza, ma soltanto un rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio. Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri, 1 di nomina del Ministero dell'Economia e Finanze e 2 supplenti. Dura in carica per 5 anni ed è rinnovabile una sola volta. I principali compiti del collegio dei revisori dei conti sono quello del controllo e validazione dei registri contabili tenuti appunto dall'ente e la tenuta delle scritture contabili dell'istituto. Gli elementi caratterizzanti l'autonomia speciale del complesso sono che appunto a seguito della riforma il complesso deve garantire la tutela e la valorizzazione degli spazi a sua disposizione. In particolar modo gli elementi che vengono a caratterizzare la riforma sono quelle che il complesso ha un bilancio proprio di entrata e di uscita e quindi deve fare in modo che alla fine dell'anno le entrate e le uscite siano almeno in pareggio se non in utile. Questo deve avvenire sfruttando quelli che sono appunto gli elementi di bigliettazione, quindi deve cercare di procacciare fondi anche dal punto di vista di concessioni, di spazi a terzi o ad esempio concessioni di immagini, concessioni di beni librari. Un altro elemento caratterizzante l'autonomia speciale è quello che il complesso monumentale della Pilotta dal 2016 al 2017 è stazione appaltante, quindi autonomamente fa le procedure di gara e conseguente stipula dei contratti sui mercati elettronici della pubblica amministrazione.